Alberto, stupito di quello che è accaduto in Prato? No, Non cioè, sei stupito. gli imprenditori cinesi sono dei criminali, hanno un forma mentis da criminale, piccoli o grandi che siano, pubblici o privati, crescono in un mondo senza regole, crescono in un mondo senza etica, crescono in un mondo estremamente corrotto e quando vanno fuori si comportano allo stesso modo. La situazione è peggiorata moltissimo negli ultimi anni perché i cinesi sono diventati molto arroganti. Dopo la crisi di Wall Street, dopo le Olimpiadi, dopo l'euro, sentono i padroni del mondo, per cui ritengono di poter imporre le proprie regole ad altri paesi. È un'analisi durissima. Tutto questo, fammi finire, che sto dicendo delle cose importanti, che mi pesano molto, su tutto questo grava una pesantissima responsabilità del governo cinese. Il governo cinese sa, il governo cinese collude, c'è un grado elevatissimo di omertà. I cinesi sanno come risolvere i problemi tra di loro. Ci hanno infiltrato queste migliaia di delinquenti e loro ci prosperano su questa roba qui. Chiaro? Ma stavo dicendo, infatti, gli impiegati dell'ambasciata, ci prospera l'ambasciatore, ci prosperano tutti su questa merda. L'hai capito o non l'hai capito? Questo infatti, Alberto, ma che stavo dicendo. Ma tu hai visto cosa ma questo sta succedendo dappertutto ormai. In Puglia la Santec, la più grande azienda del mondo di solare, ha fatto un macello ambientale, decine e decine di persone arrestate. Ma lo sapete questo? Chiama il procuratore aggiunto, Nicolangelo Ghizzardi, una persona deliziosa, il maggiore Sebastiano della Guardia di Finanza, con cui abbiamo collaborato, ha fatto decine d'arresti, sono la punta dell'iceberg. Ma è questo infatti, Alberto, che stavo dicendo? Questa è criminalità di Stato organizzata. Però, Alberto... Vogliamo capire o no? Sì, ma... non ci arriviamo. Alberto... Se noi facciamo un'operazione pesante di polizia, ci arriva addosso il governo cinese che dice che siamo degli schiavisti. Basta! È importante. Mandate l'ambasciatore a parlare con me! Ci parlo io con l'ambasciatore cinese! Forchielli, ti sento molto molto arrabbiato. La tua analisi è molto, no, sì, è molto non lucida. Ne posso più di questi. Va bene. Sono dei delinquenti! E non ne posso più, abbiamo già abbastanza problemi! Basta! Esportare quella merda! Che se la tengo nel loro paese! L'analisi, okay? L'analisi che tu fai, ti sento molto accalorato. Di merda, non ci vogliono stare, poi vengono da noi e pretendono di imporre a noi. È ora del riscatto. Però Alberto, ti chiedo, calmati un attimo, perché la tua analisi è giunta a questa conclusione così dura, così dura? Ma dura, perché sono 20 anni che sono qui. Cazzo, cioè li conosco come le mie tasche, sono 10 anni che sono nel sistema. E poi ti dico anche un'altra cosa, cioè sono vivo perché quello che ti dico è il 5% di quello che so. Ed è inutile che un hacker provi a toccare il mio conto di Gmail perché è tutto in giro per il mondo, tutto messo da parte. Insomma, chiaro? Soprattutto con l'accusa di dire anche le autorità. No, è provato, se l'ambasciata prova a dire di no, li distruggo, capito? Perché la copertura che danno agli imprenditori che ci fregano la tecnologia, agli imprenditori che apertamente decidono di violare le leggi internazionali, ormai sono documentati, ma li sanno tutti, non se ne può più, nel micro e nel macro. È un'arroganza pazzesca che sta venendo fuori da quel paese. Cioè, dici tu, quell'arroganza è un'arroganza che vogliono esportare anche e quindi negli altri paesi, per cui anche in Italia vogliono applicare questo sistema. Sai, in America gli fanno un culo tanto, qui è un paese istituzionalmente forte. In Germania, tot. Qui, capito? E poi smassettano perché hanno tutto nero e compreranno tutti, capito? Questo è il problema. Perché c'è anche questo da dire, capito? Noi siamo un paese istituzionalmente debole, arriva l'ambasciatore cinese e ci caghiamo sotto, capito? Ma il male parte da lì! Perché cinese batte cinese!
un italiano non ce la fa più a battere 20.000 cinesi messi insieme a riccio, capito? Bisogna passare col gas, capito? Il gas esilarante. E farli ridere tutti i giorni. Hai capito? Cinese batte cinese, rule number one. Ma quando ce n'hai 20.000 a riccio non c'è niente da fare. Io vorrei dare la parola anche a Jessica, ho visto dalla redazione mi dicono essere un'imprenditrice cinese, tra l'altro a Milano. Sento quello che dice signora Forchielli e devo dire che quello che ha detto lui veramente non, cioè, mi lascia senza parole. Essendo imprenditrice cinese, dandoci dei criminali, c'è una parola veramente forte, mi sento a dire che magari qualche lui ha conosciuto in Cina, una parte può essere, ma non può generalizzare che tutti gli imprenditori cinesi sono dei criminali. Cioè almeno la sottoscritta, 25 anni che qui in Italia, pago le tasse, ho dipendenti italiani, cioè come faccio meglio per integrarmi nella società italiana? Insomma, dà fastidio sentire quella parola, criminali. Stia con noi, Assolutamente. Jessica. Assolutamente. Eh beh, certo, posso immaginare. Alberto Forchielli, eccoci qua. Insomma, Jessica è un'imprenditrice cinese da 20 anni. Senti, Alino, io non ho voglia di fare duetti qui, è chiaro. No, che non ma che sono duetti? 100% criminali. La verità, io voglio dire quello che bisogna fare. Non ho voglia di fare duetti con Jessica. Ok? Qui bisogna prendere l'ambasciatore cinese per il collo. Secondo, bisogna bloccare tutta la negoziazione in corso tra l'Unione Europea e la Cina sul trattato bilaterale degli investimenti. Bisogna impuntarsi, bloccarlo, imporre una clausola che crei un comitato interministeriale o a livello di Bruxelles per valutare gli investimenti cinesi in Europa, esattamente come hanno gli americani. Cinesi non possono mettere su neanche un chiosco di piadina in America. Queste cose non succedono perché fanno così. Solo che sai cosa succederà? Incomincerà a chiamarmi la Farnesina, incomincerà a chiamarmi Letta Frignando, incomincerà, capito? Perché si cagano tutti sotto. Ma qui bisogna assolutamente interrompere la negoziazione sul trattato bilaterale degli investimenti tra Europa e poi seguire una strada americana. Però questo, Alberto, noi siamo troppo deboli ormai, non ce la facciamo. Ma questo capito? Cosa vorrebbe dire, Alberto? Perché interrompere questo vorrebbe dire mettersi di traverso tra tutti i rapporti commerciali di investimento tra Europa e Cina. Capisci? Perché questi capisci? Portano la delinquenza e la corruzione, capito? Non finisce più. Capisci anche cosa vuol dire però? Si stanno gasando tutti. Vogliono tutti venire fuori, capito? Capisci però cosa vuol dire bloccare dal punto di vista appunto commerciale, dal punto di vista degli affari? Vuol dire mettere il veto? No, è in corso una trattativa per fare il BIT, Bilateral Investment Trade Agreement, BIT, tra Cina e Unione Europea, va bloccata! L'Italia deve mettere il veto finché non si chiarisce questo problema, va bloccata la trattativa! E bisogna dire facciamo l'americana. Gli americani hanno un setaccio sui cinesi che è bestiale, si chiama Cifius. Dentro c'è il Ministero del Tesoro, Ministero della Difesa, Homeland Security, Department of Commerce, che non passano un ragno. Controlli più. Chiedere all'ambasciatore che cosa? Sai cosa ha detto l'ambasciatore? No, l'ambasciatore gli dico, sai Ciccio, tu da avanti sei responsabile. E poi mettere nero su bianco tutte le cose che sappiamo e non finiscono più. Andate a vedere in Puglia cosa hanno combinato. Va bene. Andate a vedere. Allora, in Alberto, tu non vuoi fare, io però Jessica è ancora con noi, ha sentito, insomma. No, sì. Volevo dire, adesso, come dice il signor Forchieri, bloccare tutto il commercio tra l'Europa e Cina, ma ci sono tanti esempi che sono anche ottimisti per l'economia italiana, cioè almeno nel settore tessile, dove io tratto, vedo tutte le compagnie cinesi che stanno acquisendo, faccio un esempio classico, la Gusella, la storico negozio milanese, che è stata fallita qualche anno fa, che ha acquistato questa società di Hong Kong cinese, che stanno rilanciando, e vogliono tutto il Made in Italy, danno il lavoro comunque agli italiani, in Italia, cioè...
forse siete, no, so. Certo, forse siete su piani diversi, nel senso lei dice sì. Io lavoro nell'imprenditoria, nel tessile, sì. Sono da 20 anni qui che mi do da fare, vedo delle storie positive di imprenditoria cinese. Mentre Forchelli dice è una questione di anche autorità cinesi che non solo non aiutano, anzi si mettono di traverso. E questo è il problema. Alberto. Alino, sì. Non hai capito un cazzo. Ecco, bene. È in corso una trattativa. Ho capito questo. Non è una trattativa e non riguarda il commercio, riguarda gli investimenti. Cazzo, se non sapete neanche la differenza tra investimento e commercio, andate a cagare, no? Cosa fai le trasmissioni? Cosa chiami la gente per confondere la gente che ti ascolta? Ma no, ma non confondo nessuno, Alberto, su, calmati un po'. Calmati un po', cazzo, ma ti rendi conto che io parlo di una trattativa bestiale, questa sugli investimenti bilaterali e tu mi stai a bloccare. Ma ho capito, ma la questione, ma anche bloccare gli investimenti, ma tu stesso dici, poi dopo mi chiamano, si lamentano, ma ti rendi conto cosa vuol dire bloccare gli investimenti? Cioè è una scelta. Non ho capito un cazzo. Va bene. Bloccare la trattativa per il nuovo trattato, non per bloccare gli investimenti. Ho capito, vuol dire mettersi lì e dire facciamo la trattativa se voi vi comportate così. No, questo no, è un rischio di bloccare tutto, è un rischio di bloccare tutto. Ma cosa blocchi? Ma cosa blocchi se arrivano solo dei delinquenti? Ma meglio bloccare. Appunto, questo è il punto. Vedi che allora ho capito. Cioè, meglio bloccare. Ma meglio non è che blocchi Alino, non hai capito, l'investimento, la trattativa riguarda una facilitazione per ulteriori investimenti, non blocchi quelli correnti, hai capito? È una trattativa che facilita gli investimenti cinesi in Europa, quindi vuol dire altri 4 miliardi di delinquenti. Eccolo lì. Hai capito te tesoro? Ho capito, però Alberto, tu devi porti nell'ottica di un cinese, in questo caso tu dici non vuoi fare duetti con Jessica, però poniti nell'ottica di, in questo caso, Jessica, che è cinese e si sente dare della delinquente, poi tu dici no, ma non sono vabbè, tutti... Non lo sarà, però... Ma tu non mi puoi mettere, senti io, tu non mi puoi far perdere tempo da Hong Kong per parlare con Jessica, hai capito? Ma come no? Perché vabbè, io ti voglio dire delle cose molto importanti. Jessica, sono una bravissima ragazza, ma che cazzo, stai a sentire le cose che ti dico, capito? Jessica è una bravissima ragazza, cosa ti devo fare? Però la stragrande, ma la collusione cinese con la criminalità organizzata è bestiale. E questo ce l'hai detto, ce l'hai detto in tutte le salse. Ci sono casi esplosivi che stanno per esplodere di collusione pazzesca tra imprenditoria cinese e criminalità organizzata. Ma ne parleremo, usciremo sui giornali. Ma questo ce l'hai detto in tutte le salse, insomma, mi sembra che usciremo, l'hai detto un attimo. Usciremo. Fermati un attimo. Come, perché sei arrivato a questa conclusione? Ecco, io questo vorrei capire. Cioè, che cosa ti fa suscitare tutto quello che ci hai detto questa mattina e che fino all'altro ieri non ci avevi detto? Questa è la domanda che molti si stanno chiedendo. Proprio da te che conosci profondamente la Cina. Me l'hai mai chiesto? Non me l'hai mai chiesto, cazzo vuoi, mi fai delle altre domande, Renzi, mi chiedi di Civati, ma hai mai chiesto della Cina tu, scusa? Ma certo che a volte ne parliamo, ne scrivi ovunque. Quattro battute. Ma certo, racconto dell'inquinamento, ok? Mai chiesto questa domanda, ho risposto a questa domanda. Ma non è vero. Hai chiamato Fubini della Repubblica. Appunto, tu oggi su Repubblica dici queste cose. La domanda risponde, no? Ma non è vero, dai, su, sai come funziona, se uno vuole fare queste denunce le fa. Ma tu hai mai letto il mio blog? Ma certo che lo leggo. E queste cose non le vedi scritte? Ma non con questi toni, non con questa virulenza. Ma secondo me non sai leggere l'inglese. Ma sai quant'è che le dico queste cose? Alino, andiamo, dai. C'è anche che... Non con questi toni, non con questi toni, non con questa virulenza, non dire la criminalità, la collusione delle autorità, l'ambasciatore per il collo. Chiama il procuratore aggiunto Michelangelo Ghizzardi, procuratore aggiunto della procura di Brindisi, e chiedi quante persone ha messo in galera. Su un investimento cinese in Puglia, dove hanno massacrato metà provincia di Brindisi. Chiediglielo, e poi arriveranno altre sorprese. O vai su Google,
Fai Santec Global Solar Farm, vai! E scopriremo altro. E va bene, lo faccio. Lo faccio. Io però continuo. Centinaia di milioni di euro. Sì, certo, ma continuo a dire che l'Alberto Forchelli che sento tu fai oggi. Danni Alberto... dello Stato, lavori in schiavitù, capito? La più grande azienda cinese nel solare. Mm. Ma questo, io ti dico questo perché è un caso che è già andato alla stampa, per cui capito posso dirti. Però di storie ce ne sono tante, tu questa storia non me l'hai mai chiesta. Ho visto sui sette morti, ho visto sta chiacchiera inutile all'italiana, colpa mia, colpa tua. Ma no, cioè il problema è molto semplice ed è questo. Ossia, abbiamo a che fare con una delinquenza di Stato che dobbiamo assolutamente frapporci. Non ce la facciamo a livello italiano, non ce la facciamo. La Guardia di Finanza avrebbe bisogno di 2000 finanzieri cinesi, ma i cinesi non diventano finanzieri, capito? Okay? Va bene, va bene. Dobbiamo metterci in mezzo a un processo europeo.